Dice San Paolo che la legge ha una funzione che non è una funzione di salvezza, perché la legge non salva. Dice, ma neanche i 10 comandamenti. No, i 10 comandamenti da soli non salvano. Ti sei incontrato con Cristo, è Cristo il Salvatore. Se fossero bastati i 10 comandamenti, ma scusa, che ci veniva a fare Gesù Cristo? Perché è venuto Gesù? Ma perché? Ma perché è salito sulla croce Gesù? Per i nostri peccati? E per riscattarci, per salvarci? Ma se c'era la legge, c'era bisogno che Gesù doveva soffrire così tanto. C'è la legge, ci sono i 10 comandamenti, ma noi siamo salvi. Perché c'era bisogno? Sto Salvatore è superfluo. No, vedete, ci sono due dimensioni completamente diverse. Le religioni sulla terra più o meno si basano su questo, su delle discipline, ma non su un impatto spirituale con il Salvatore, con l'amore. E se non c'è questo incontro intimo con il Salvatore, non c'è legge che ti possa alleggerire, che ti possa salvare da te stesso e dagli altri. Il segreto. Non rimanere nella maledizione della legge. Apriti all'amore. Apriti al tuo amore. Un amore meraviglioso. I film sentimentali ti fanno sognare degli amori bellissimi, legittimi, quello che volete voi. Ti fanno sognare perché l'amore è così, noi tutti cerchiamo, però l'amore di Dio, se uno lo conoscesse, è infinitamente più bello, più grande di questi amori che si sognano, i principi azzurri, le fatine, no, che poi sistematicamente c'è la delusione perché anche un principe azzurro, una fatina, ma mica è perfetta, non ce ne sono persone perfette. Quando si scoprono i primi difettucci, ai ai. Lui, l'amore, ci ha amato per primo. È lui il vero amore delle nostre anime, è lo sposo delle nostre anime, l'innamorato. Se c'è questo amore, anche gli amori umani diventano solidi, forti, perché quando tu ti accorgi che l'altro ha dei difettacci, non te ne vai per i fatti tuoi, anzi che si è sposato, non si è sposato, basta, basta, lo ami, l'ami, perché l'ami? E chi te dà la forza? La forza te la dà questo incontro con Gesù, questo amore, questa intimità con Gesù. Se scorre tutti i 10 comandamenti, io sfido chiunque a vedere se scorrendoli almeno se ne salva uno che tu sei perfetto. Non lo so, ma San Paolo va al cuore, va allo spirito. La legge è una maledizione senza Gesù. La legge non ti può giustificare e Gesù è venuto per giustificare. Avete capito che c'è una confusione enorme? Enorme. Tutto quello che vi ho detto ha un'unica direzione, Gesù. Gesù. Ma guardate che qui c'è scritto una cosa stupenda, incredibile, che questo innamorato folle di te ti ama così tanto, ma così tanto che questa maledizione l'ha voluta lui. No, 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 io la prendo, dalla a me le tue maledizioni, dalle a me. Io voglio diventare maledetto, ma non tu. E infatti è salito sul legno della croce. E guardate che dice proprio la Bibbia, maledetto colui che pende dal legno. E dice San Paolo, e Gesù è diventato maledizione per noi. Ecco perché l'unico punto di riferimento è Gesù. Chi si incontra con lui ha già compiuto la legge ed entra nei segreti di Dio. I segreti di Dio. Guarda Gesù e vedrai il volto del Padre. Chi è Dio? Molti se lo immaginano in tantissimi modi. Chi pensa che Dio è l'universo? Dice che cos'è Dio? L'universo. Ma che stai dicendo? Ma che universo? Dio è colui che è innamorato di te, ma è innamorato in una maniera folle. Non è che l'ha detto, guarda, sono innamorato di te. No, è salito sulla croce, ha preso la tua maledizione. Come puoi identificare Dio con l'universo, con le piante, con i pesciolini? Tutto
tutto è Dio, ma che stai dicendo? Dio è persona, innamorata, innamorata pazza, infatti si chiama la follia della croce. Quindi, sto Dio che molti lo teorizzano nei modi più stravaganti, lo rivela Gesù. Vuoi vedere il Padre? Vuoi vedere Dio onnipotente? Guarda chi è Dio. Ed è sconvolgente perché ti accorgi che questo Dio spaventoso, enorme, guarda l'universo, immagina che cos'è Dio. Invece così piccolo, si fa piccolo, la sua onnipotenza lo fa essere infinitamente grande ed infinitamente piccolo per dirti ti amo, ma dai, apri il tuo cuore a me, credi, apri il tuo cuore e ti accorgerai che cosa vuole dire San Paolo quando dice, ma avete dimenticato lo Spirito? Vi ricordate quando io vi annunciavo questo Gesù? Amore vostro, vi ricordate come eravate felici? Vi ricordate come è stata una rivelazione di Dio? E ora invece vi sto venendo a visitare e vi vedo con il muso lungo, tutti quanti ingabbiati in delle leggi, in delle cose. Come mai? Come mai avete dimenticato questo spirito? Ritornate di nuovo. Ritornate di nuovo a questo spirito. Questa parola che San Paolo disse 2000 anni fa è più che mai valida oggi, perché tu ti accorgi i posti dove c'è lo spirito, possiamo parlare di comunità, di persone, di famiglie, quello che vuoi, di chiese, dove ti accorgi che c'è lo spirito, questo spirito, e posti dove questo spirito non c'è. Sì, però dice, guarda, si fanno tutti quanti i riti, tutte le cose. Sì, ma lo spirito non c'è. Io entro lì, ma non nessuno mi accoglie. E se incontro qualcuno, si abbassa la testa, si abbassa gli occhi. Prima si poteva fare un sorriso, adesso non si può fare il sorriso, ma con gli occhi, alza i tuoi occhi in uno sguardo positivo, in uno sguardo di amico. Favorevole, ti accorgi che c'è lo spirito, ti accorgi come si muovono le persone, come parlano le persone, ti accorgi che c'è lo spirito. Ecco, allora questa è una parola di conversione per noi, per me, per voi, per tutti quelli che ascoltano. C'è una parola per noi. L'hai capita? Perché questa parola che è stata presa così, a caso, invocando lo Spirito Santo, mi pare che lo Spirito Santo si sia fatto sentire con questa parola perché evidentemente abbiamo bisogno, perché forse si è raffreddato il nostro amore, forse si è raffreddato, forse pensiamo che facendo i nostri doveri, ok, siamo a posto. Non basta, non basta. Se tu non incontri l'amore, non basta. E allora il Signore ci vuole fare questo saltino più su. Più su, verso il Padre, verso l'amore. Chiediamo al Signore, allo Spirito Santo, che Lui abiti in noi con il suo Santo Spirito. E vedremo meraviglie, meraviglie. Cominceremo a gustare il nostro paradiso, la pace, malgrado quello che la società sta vivendo. La cosa straordinaria è questa, malgrado quello che la società sta vivendo. C'è stata una persona che ha detto: no, guarda, io non posso fare questo, entrare in intimità così, con tutte quelle cose che hai detto, non posso. Perché ci sono problemi economici, perché c'ho tanti problemi, perché la pandemia, le cose, non posso. Poi quando passano tutte queste cose, allora va bene, io sarò così. E io gli ho risposto, guarda, sei in grande, grande errore. Facciamo invece al contrario, che tutto cambierà se tu cambierai. Cambierà anche la realtà che sta attorno a te, per dura che sia, per problematica che sia, se tu hai questo spirito, ma la affronti in un modo diverso. Forse non cambieranno i problemi, ma cambierai tu. Vedrai le cose in un modo diverso.
I cristiani, ma anche adesso ce ne sono cristiani silenziosi, che veramente vivono la propria vita come un martirio. Ci sono delle situazioni, che siano di salute o di qualunque altra natura, che sono veramente scabrose, dure, di sofferenza. Però, come i cristiani di una volta e come i cristiani di ora, i veri cristiani, affrontano anche il martirio cantando. C'erano i leoni. Com'è possibile che i cristiani cantavano e c'erano i leoni là che venivano liberati e quelli cantavano? E ce ne sono anche adesso, chissà quante persone, a fronte dei problemi che gli piombano addosso, dalla loro anima si innalza un canto di comunione a Dio, perché sanno che quest'amore scavalca i tempi. Che anche il tempo della croce è un tempo limitato, ma che noi siamo chiamati all'infinita felicità. E allora io canto, anche se c'è il leone davanti a me, io già vedo la mia vera vita, che è la vita di Dio, la vita eterna, la vita di felicità. E allora canto perché c'è lo Spirito Santo in me. Avete capito che cosa il Signore ci ha voluto dire con questa parola significativa per la mia vita, ma sicuramente anche per la vostra? E adesso mi fermo e voi potete riattaccare i vostri microfonini liberamente. Chi vuole può dire la sua parola, quella che si sente. Allora, Pino, oh, mi sentite? Sì, benissimo, bene. Allora,